Interesserebbe scalarle queste montagne. Hai voglia? Andiamo al Monte Boccolone? Andiamo al cuoricino? Dai. Da che parte? Di qua? Di qua. Ok, andiamo al Monte Boccolone. Che è Boccolone poi? Così i capelli, i boccoli giganti? Cos'è una zona deserta? Beh, sperando che qualcuno l'abbia dei cavalli. Se è tutta piatta così. Sto andando nella baia. Ancora loro. Sapete che ho notato che probabilmente mi perseguitano adesso? Cioè, ora che... Quando il capitano loro aveva detto lo lascio a voi, per me mi hanno iniziato a inseguire. Dai via, vai. Dimmi i tuoi soldi. Probabilmente hanno iniziato a cercarmi in di più. Qua non c'è nessuno? No? Saranno posto. Che cacchio c'è una pala? Un remo. Va bene. Questo è un arpione. Che non avevo ancora preso tra l'altro. Ok, grazie, Revali. Spettacolo. Dobbiamo picchiare la gente coi remi. Lo faremo. Orca vacca. Ah no, cacchio, ma io c'ho l'arco. L'arco ancestrale. No, non va bene. Reale, dai. Opala. Dammi tutto. Non si può scalare qua, no? No, non chiamare. Non ce l'ha fatta? Non capisco. Ok, quello è morto. Non capisco se mi abbiano visto o no. Cioè, mi hanno visto di sicuro, mi stanno guardando. Però scusa, nessuno fa niente? Io non posso fare niente perché non posso salire. E loro c'hanno delle armi. Ah, di niente, vengo a trovarvi io. Probabilmente qua posso salire in qualche modo. Ok. Ottimo. Sto arrivando, bitches. Salve. Salve. Che c'è un lizard force triplo? Cacchio, ah no, non posso usare. Non posso usare lo scudo con la forca? Ah. Ah, capito. Non posso avere neanche il triplo quello? Lo voglio. Cacchio, toglie un macello. Togli sta spada al cavaliere qua. Dov'è il tipo? Oh, vuoi una spada? No. Niente spada per te. Che subito il Lizard Boomerang triplo è bestiale. Chissà se c'è anche il quadruplo. Adesso li sento fischiare. Oh, ciao! Bullo super magico. Per cui devo uccidervi? Ecco qua. Uno e due. E tre. Cacchio, ma perché li faccio così tanti danni?
Cioè, li devasto io con l'arco. Vai via, vai. E non puoi nulla. È rimasto qualcuno? Là c'è un Littlefoss morto. Oh, ciao! No, 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 cacchio. Vabbè, arrivo, un attimo. Cosa stai facendo? Aia. Aia. Ok, posto. Questi qua saranno difficili da prendere. Perché vanno presi. Mi piacciono. Mi piace l'idea di aprirli questi. Non come aprire gli altri, ovviamente. Però almeno questi qua sono quelli che non. Cioè, una volta sconfitto tutto, non riappaiono con la notte rossa. Cioè, non è che si richiudono. E mi piace l'idea. Sono diversi da quelli normali di legno, di ferro che trovi in giro. La barda è reale? Io non te la lascio. Oh, ah, ok. Che volata! Tirata per terra! La barda reale. La tiriamo. Va bene. Che di giro fai? Foto! Foto. Bene. E anche sta zona l'abbiamo pulita. Dove siamo? Alla baia, vero? No? Spiaggia Clarinet. Dov'è la baia? Ah, è qua, Baia Marta. Ah, ok, noi siamo già più avanti, quindi. Però dobbiamo rientrare. Di là. Dobbiamo entrare di qua, che c'è il posto dove dobbiamo andare. Il Monte Boccolone. Che poi in realtà adesso sto pensando, magari andiamo al Monte Boccolone. Tanto quanto siamo? 41 minuti. Non lo so mica. Vediamo, dai, in caso faccio una parte un po' più lunga o continuo e arriviamo a un'ora e mezza, non lo so, vabbè. Voglio arrivare al Monte Boccolone a vedere un po' cos'è, cosa c'è. E voglio fare Moldo in terra. Dai, sta Moldo in terra. Io lo chiamo Moldo in terra, non è questo. La Moldenottera. La Moldenottera voglio farla. Probabilmente. Cioè, in realtà non so se c'entra qualcosa con Wind Waker. La Molghera. Non lo so. Però penso che per la Moldenottera probabilmente servono le bombe. Adesso non voglio dire perché ancora non ho capito bene come funziona. Però se è sensibile alle vibrazioni, come vedete appunto vi viene addosso, no? Se voi gli mettete una bomba, probabilmente la mangia. Non lo so. Non ne ho idea. Io scalo. Anzi, fammi vestire da scalata. Quindi facciamo prima. E passiamo per di qua. O no? C'è il sentiero. Salve. Volevo andare a trovare il cuoricino io. C'è qualcuno? Non sembra. Oh, ciao. C'è un toro. Ritornati i tori, che bello. Qua c'è un laghetto che mi ispira. Ma vai via, vai. Mi ispira parecchio. Raramente i laghetti sono da soli. Raramente non c'è niente nei laghetti. Lì c'è uno scrigno, infatti. Però io non voglio lo scrigno, voglio un Corogu. Non c'è un Corogu? Molto strano. Lì vedo dei pesci. E tra l'altro un giorno mi metto e faccio le foto ai pesci mentre saltano.
Voglio la foto dei pesci mentre saltano io. Non mi riterrò soddisfatto finché non avrò una foto di loro mentre saltano. Ah, per freccia di fuoco. Che pesci sono? Aspio Aerul. Ah, wow. Questo sì che è un laghetto. Mi avete rotto voi, basta. Fate schifo. Rompete, basta. Basta. Che cacchio. Pipistrelli, oh. Non c'è niente qua. Che brutto. Parte scheletri. A caso. Oh, sono le 4, andate a dormire, dai. E mi lanciano i sassi. Sarebbe interessato anche trovare un Genghis. 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 Il vecchio pennello. Sarebbe interessato anche lui. Dato che comunque dobbiamo trovare ancora dei Korogu. Salve. Ma qua c'è una tipa e un tipo per caso? Savotta. Sana Gerudo, Bedi. E tu saresti il void dei miei miraggi? Non può essere. Famoso laghetto degli innamorati, o sbaglio, ma io vedo soltanto uno strano void dall'altra parte del laghetto. Forse mi trovo nel posto sbagliato? No, forse dovresti andare nell'altra parte del laghetto. Io ci proverei. Oddio, questa. L'ho vista prima io. Ok. C'è un malinteso. Posso dire, siamo rivali. Ma sì, tanto meglio. Sono Wabis. Della verità non trovo la strada, mi ero perso. In precisione trovo una creatura meravigliosa. All'inizio pensavo di essere vittima di uno scherzo, che stessi andando sognando. E in effetti è la donna dei miei sogni. Una Gerudo. Vabbè, sono gusti. Una Silentella? Sono pieno. Sono pieno. Certo che ce l'ho. Non te la do. Cacchio. Basta che scendi. Scendi un attimo dalla montagna. È lì attaccata al lago. Ce ne sono 5-6. Pure. Amico, sei proprio un genio. Amico, lasciatelo dire. Davvero, te sai come conquistare le donne. Lo sai? Complimenti. Per tutte le dure, che cos'è? Da parte. Niente. Ma io fossi in te, proprio gli darei in due di picche di quelli enormi. Guarda che sfigato, faraccia l'incendi così che non fa niente. Fiera il regalo da parte tua. Mi dispiace tanto. Non dirmi che non ti piace la Silentella. Il mio fiore è preferito. Ma a me sembra un po' arrabbiata. Sei mica una spia nemica, infatti, vedi? Silentella è il mio fiore preferito. Tanto fa decisi che sei incontrato l'anima gemella di aver donato questo fiore. Anima gemella, io sarei la tua dolce metà? Quindi credi che veramente che io sia la vai dei tuoi miraggi? E tu saresti il voi che il destino ha scelto per me? Va bene, ci sto. Dimmi pure ciò che hai da dire. Ma cos'è? Ma cosa, come? Per tutti i rotolacampo. Come sarebbe a dire? I rotolacampo cosa sono? Quelle palle di fieno, no? Quelle palle di polvere che girano nei deserti. Un messaggio decisamente più profondo, eh? Sono innamorato di te, o vorresti bere una tisana del deserto con me? Una tisana del deserto, buonissimo, non qualcosa di fresco, una tisana. Ottimo, grazie volentieri. Che? Sentito, lei mi ha fatto una dichiarazione d'amore. Stai parlando con me, con lei davanti? Amico, ma te sei fuori di testa? Te sei fuori di testa? Te non hai capito?
20 rupie pure. È povero anche. Fortuna che c'è lei. In bocca al serpente, eh? Ma certo, ci sono già andato. Ti auguro di trovare una vaia in gamba come me. Va bene, poco modesti siamo, eh. Ma io non lo so. Io non lo so. Ho fatto mettere insieme due persone che non hanno un senso. Cioè, di sicuro lui ha messo peggio di lei. Ma lei non scherza, eh. Oddio, cosa mi tocca avervi? Mamma mia. Mamma mia. Spero che nel lago col cuore rotto ci sia qualcosa da infrangere. Un cuore millenario, tipo una storia millenaria tra due persone, la infrangiamo perché devo riparare a ciò che ho visto adesso, a ciò che ho fatto. Ciao! Salve! Dove stiamo andando? Boh, a caso. Giusto così, come al solito. Là sopra c'è qualcosa o sbaglio? C'è qualcosa là sopra? Ho visto qualcosa sopra la montagna. Ok. Qua ci sono un sacco di falò. Villaggio va a pesca. Villaggio va a pesca. L'ho sentito da qualche parte. Yao Maio. Yao Maio. Villaggio va a pesca, no aspetta, l'ho sentito il villaggio va a pesca. Dove l'ho sentito? A Finterra forse? Non è il villaggio di Finterra? No, che cacchio l'ho preso il villaggio va a pesca? Porca vacca, me lo ricordo, lo prendevo anche in giro, va a pesca! Me lo ricordo. Niente, sto diventando scemo probabilmente. Scatole di metallo. Yao Mayo! Lui. No, Link no. Non devi zoomare le scatole, ho capito che ti piacciono, c'hai... Se avrei qualche feticismo per le scatole di ferro, però adesso non è il momento. Adesso andiamo solo avanti. Questo lo sfasciamo, che cacchio vuoi? Pussa via. Apri. Non apre? Apro io. Poi andiamo ad aprirlo, tranquilli. Ottimo. Dammi qua. Spada reale? Un'altra. Che palle. Ne ho 24. Ma mi sono anche stufato di trovarle. Lunga gittata, è un'altra. È uguale a quello che ho buttato adesso. Identica, pari. Allora, c'è qualcos'altro qua? Non sembra. Sopra? Non sembra. Andiamo avanti. Vedo già scrigni. E queste da spostare, bilance. Bilance però senza... Ok, aspetta, mi serve lo scrigno di sicuro. Bilance, però non c'è niente con cui bilanciare. Forse mi serve anche la palla di ferro che avevo trovato all'inizio, eh. Mi potrebbe servire anche quella. Beh, è chiaro che io debba fare così. Ce lo lascio un attimo lì. Poi ci salgo sopra. Ho sbagliato, in realtà devo fare il contrario, ma fa lo stesso. Una cosa vale l'altra. Anzi, toh. È uguale. E ok. Nopale, va bene, dai, era facile. Non c'era da ragionare. Io devo andare di là, però. Tac.
E poi lo rimettiamo di qua. Quei due lì a cosa servono, scusa? A un cacchio. Non servono a niente quegli altri due. Hai fatto così. Finito. Vabbè. C'è dietro. Posto. Ho capito. Fatemi vedere, perché dalla mappa forse lo riusciamo a vedere se è finito, sì? Col tesoro di fianco. Ok. Quanto pare dovrebbe essere completato. Ho guardato anche un po' in giro per vedere se gli altri li avevo completati. Probabilmente qualcuno non completato, ovvero non senza aver preso tutte le casse, c'è. Vi ricordo che noi abbiamo ancora quello. Ah, è vero, noi abbiamo ancora uno là. Che non ci viene contato, non ci è stato contato. Quello là che non capivo come fare. L'ho lasciato per metà. Quanto siamo? 56 minuti. E devo fare ancora Moldenottera. Devo fare quel sacrario. Per cui, allora, facciamo una cosa. Andiamo a fare Moldenottera, sacrario. Per sacrario penso me l'abbiate spiegato, adesso non lo so, non ho capito bene. Forse c'era da rindirizzare il raggio. Ah no, è vero, c'abbiamo anche il villaggio va a pesca adesso qua. Esploriamo un attimo il villaggio va a pesca. Prendiamo Moldenottera, la voglio seccare. Basta, mi ha rotto quella roba. Devo capire come si fa. Ma è un coso proprio enorme. È un villaggione, più o meno. Quasi. Questo cos'è che fa? Rupie? Piazza la tua puntata. Che cacchio vuoi? Ah, ok, scusa. Mi dispiace. Chohan! E là, parliamo di quattrini. Ti interesserebbe racimolarne un po'? In realtà sì. Non sto mica problemi di infrangere la legge. Usiamo questi scrigni e facciamo una semplice scommessa. È più facile di quanto credi. Tutti i soldi del suo interno saranno tuoi, però solo uno scrigno contiene il premio. Non prendertela se scegli quello sbagliato. Ah, capito. Ok, giochi d'azzardo, eh? Proviamo, una volta dai. Facciamo 50 rupie. Andiamo di media. Sono tutto elettrizzato. Chiudi gli occhi e non sbirciare. Cosa hai fatto? Come faccio a... A caso? Cioè, non me le ha cambiati, non mi ha cambiato niente. Sono tre scrigni uguali, penso. Non c'è un modo per capire. Posso fermare lui e aprirli tutti, no? È completamente a caso. Sì! Vai! Perdiamo soldi! Questa ragazza è il brutto del gioco. D'azzardo, perché la prima volta lo fai e dici dai va bene, facciamolo una volta. Poi il degenero totale proprio, non vincerai mai niente e continui a perdere soldi. Io punto sempre sul destro qua. Porca miseria, sempre una rupia. Maledizione, ancora, devo farlo ancora. Basta, vado in mezzo. Maledetti, dammi i soldi. Per me mi sta rubando un sacco di soldi, lo sapete? Non lo so, mi dà quell'idea che non vincerei mai delle rupie. Ho speso 200 rupie per vincerne 4. Grazie. Certo. Davvero, mi dà quell'idea di... I programmatori hanno fatto in modo che... Cioè, ti dicono, vuoi le rupie? Vattene a prendere sconfiggendo mostri e vendendo robe. Non col gioco d'azzardo. Cioè, se vuoi il gioco d'azzardo, vattene a Las Vegas, che ne so. Non so perché, mi dà quell'idea. Qui c'è un qualcosa. Ah, asce. Ci sono due asce lì. Perché avete buttato delle asce? A caso, poveracce. Ok, quindi è un villaggio.
piccolino. Io vi rubo il cibo, posso? Mi piace il pesce. Ok. Non riesco a finire da solo. Ok, mi rubo tutto allora, grazie. Che sfigato. Dai, ma che... Sono una persona orribile. Mi ricorderò sempre la sua faccia. Ah, qua si dorme. No, niente, grazie. Mi ricorderò la sua faccia mentre gli rubo il pesce davanti alla faccia. Cioè, lui così. E intanto magari dice ne ho cucinato troppo, no? Allora ne prendi uno, due, uno massimo, dai. E invece glielo rubi tutto. Ciao, sono sempre io. Sì, ho delle immagini. Fammi vedere il bosco almeno, ti prego. Mi serve solo il bosco. Ecco, va bene anche questa. Castello di Aero, lo sapevo. A trasmetterci un ricordo. Sai che era? Era lì, vero? Sì. Qua c'è il bazar. Mi serviva il roba. Ah, qua vendono robe. Giustamente. Frecce elettriche anche e frecce di legno. Che ti rubo volentieri le frecce di legno, però. Elettriche non mi servono molto, adesso ne ho già un centinaio, credo, più o meno. Però queste le voglio. E ti rubo anche la barca. No, la barca forse no, dai. Bene, villaggio va a pesca. Villaggetto, normale. Ci sta. Vediamo qua, che lì ho visto un tizio. Vediamo cosa c'ha da dire. Poi è ora di andare. Ah no, è una tizia. Con chi ce l'hai? Savak, Fleva. Completamente diverso da quello del deserto. Sì, sono in vacanza. Isola di Terra Finita? Ah, è quella? Pensate. Si fa prima a farti crescere delle ali? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cavalli? Aspetta, ma è quella lì che dico io? Sì, è lei. Ah, pensa te. Dovremmo farla, eh. Magari prima esploriamo il capo. O almeno prima mi rubo un cavallo. No, cavalli non andatevene. Sapete che è bello portare un cavallo sulla zattera? Lo facciamo? Cavalli? C'è l'acqua, cavallo! Bussa qua! Guarda che scena! Che bella scena! Di vita quotidiana! Cavallo! Mi piace, hai resistito alla mia freccia. Oh, yes. Yes. Non mi rompere, è mio il cavallo. Capito che vuoi guidarlo anche te, Little Fox, ma è mio. Bello, da 4 anche. Sai che ne ho preso uno grosso. Oh, cacchio. Ancora te? Aspetta, stavolta lo voglio. Stai fermo. Sei una schifezza vivente. Sei una schifezza vivente. Quello non l'ho fotograferò mai. Lo sapevo che c'era comunque. Lo sapevo.
Là c'è un raduno di Lizard forse. Lo sapevo, porca vacca. Ma io dove sto andando mo questo cavallo però? Aia. In che ce l'hai? Boh. Che qua c'è gente. Cosa fai? Dai. Cavallo. Io ho raggiunto la fine per cosa? Io l'ho sollevato sapendo che c'era un Korogu. Ho detto stai a vedere, mi mettono un sasso col Korogu. Stai a vedere, ci sono sassi singoli. Siete dei maledetti. Siete dei maledetti. Voi non potete far ciò. Non potete. È legale. È legale. Non potete. Basta, me ne vado. Lascio lì il cavallo. Cacchio me ne frega. Qua c'è una cosa? Ah sì, la... Ok, certo.